sicuramente c'è molto entusiasmo, ho visto anche da parte di tutti i ragazzi, sembra, ho già conosciuto parte dei ragazzi e secondo me siamo un bel gruppo e sicuramente ci metteremo sotto per fare al meglio. Quali sono le tue caratteristiche di giocatore di attaccante? Sono un po' atipico perché non sono la classica punta centrale statica, comunque non mi piace dire mi faccio valutare dagli altri, ecco. Senti, tu hai avuto una bella carta da giocarti a Vicenza, no? E poi hai fatto anche diverse presenze, poi perché non c'è stata, come dire, quell'esplosione, tra virgolette, che magari poteva aspettare? Facendo una riflessione in questi anni, secondo me sono arrivato un po' immaturo, perché comunque arrivavo da una Serie D, dove sì, avevo fatto tanti gol, però secondo me ero un po' immaturo, ecco. E in questi 3-4 anni che ho passato tra virgolette i grandi, perché prima uscivo, come ho detto, da una primavera e poi da un anno di Serie D, il bagaglio cambia. Secondo me acquisisci sicurezze, il giocatore acquisisce appunto sicurezze dove ti portano a migliorare, quindi speriamo vada sempre meglio. E anche perché comunque, insomma, negli ultimi 2 anni, se non vado errato, hai avuto sempre situazioni spezzate, cioè sì, sei stato in due squadre una stessa stagione, sì. Magari qui a San Metto ripartivo sempre dalla base, Pisa, esatto, e dovevi ricominciare da capo, sì, dove giochi, quindi chiavo, pensi poi... che in questa stagione di rimanere in tenda stabile qui e giocarti tutte le giocate, sicuramente, giusto? Sì, mi piacerebbe fare una stagione completa e finirla al meglio.